In questa puntata vogliamo provare a guardare al futuro, in un momento storico in cui sembra non esserci risposta. Le storie della cucina rurale di cui abbiamo parlato, il ruolo della comunità, della filiera e della scelta personale sono indicazioni valide per oggi e per domani, che devono essere condivise da tutti e tutte per poter intraprendere una strada più ecologica e più cosciente. Germogli è il viaggio di Made in Nature alla ricerca delle radici del biologico, per dimostrare come il biologico non sia soltanto un'alternativa, ma una realtà già saldamente legata alle nostre abitudini alimentari, alle tradizioni culinarie del passato e a quella cucina rurale da cui oggi vediamo sbocciare la cucina del futuro. Il cambiamento climatico ci costringe a una riflessione profonda sul futuro. Puntare sulla biodiversità e l'agricoltura biologica rimane il principale punto di forza per ridurre l'impatto delle coltivazioni sul pianeta. Il Farming System Trial del Rodale Institute della Pennsylvania è una delle esperienze più interessanti da questo punto di vista. Dal 1981, il centro di ricerca statunitense conduce un'analisi empirica su tre tipi di terreno coltivato, uno in maniera convenzionale, con input chimici, e due di tipo biologico. I risultati di oltre 40 anni di rilevazioni hanno mostrato che i sistemi di agricoltura biologica eguagliano o superano la produzione convenzionale nella resa, specialmente in condizioni di siccità straordinaria, con una produzione del 31% in più rispetto al convenzionale. Questi risultati mostrano al contempo una serie di vantaggi agronomici, economici e ambientali per agricoltori, consumatori e società, come una maggiore cattura di carbonio nel terreno, un'infiltrazione dell'acqua più veloce, che permette di contrastare la secchezza e l'erosione del suolo, e infine una resistenza maggiore alle malattie grazie alla maggiore presenza di microbi attivi nel suolo. Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, ricercatori nel campo agronomico e di genetica con all'attivo centinaia di pubblicazioni, ci raccontano che la resilienza del campo agricolo potrebbe essere potenziata anche attraverso i miscugli. Si tratta di varietà differenti della stessa specie che vengono seminate nello stesso campo, rendendo possibile, anche grazie agli incroci naturali, l'adattamento alle caratteristiche del terreno e dell'ambiente in cui si trovano. Il futuro è un futuro fatto di semi diversi per ambienti diversi che hanno tutta quella serie di effetti collaterali, quindi arricchire la nostra dieta, riportare in coltura specie che sono molto più hanno molto meno bisogno di acqua, hanno molto meno bisogno di pesticidi, quindi colture che consentono di praticare agricoltura biologica in modo più semplice. E riportare la biodiversità, questo è un po' quello che noi abbiamo fatto negli ultimi, direi, 10-15 anni, riportare la biodiversità sotto forma di colture in cui le piante dello stesso campo sono tutte diverse le une dalle altre, i miscugli e le popolazioni evolutive. Perché in quel miscuglio, ritornando ad un esempio che ho fatto in precedenza, è fondamentalmente, dal punto di vista vegetale, è l'equivalente di un portafoglio finanziario diversificato. Quindi di fronte ad eventi climatici imprevedibili, e a questo punto vorrei aprire una parentesi, quando si parla di cambiamento climatico se ne parla sempre e solo in termini di piovosità e temperatura, ma non bisogna dimenticare che una volta, quando cambiano piovosità e temperatura, cambiano anche malattie, erbe infestanti ed insetti. Quindi bisogna creare un sistema, e un sistema potrebbe essere appunto quello dei miscugli e delle popolazioni evolutive, che grazie alla loro diversità si evolve gradualmente come risposta ad un problema che anch'esso gradualmente si evolve. Bisogna però anche assicurarsi che i prodotti che otteniamo dal miscuglio o dalle popolazioni evolutive arrivino al mercato, perché, come dicevo prima, bisogna assicurarsi, quindi avere, produrre qualcosa che sia di buono, che faccia bene a noi, che faccia bene al pianeta, ma qualcosa che faccia bene anche all'agricoltore, altrimenti nessuno lo coltiverebbe. Ovviamente ci vuole molto lavoro anche a livello di
passare l'informazione al consumatore. Ci vuole un consumatore consapevole, quindi bisogna lavorare organizzando visite ai campi, visite ai locali dove questi prodotti vengono venduti, proprio per aumentare la consapevolezza del consumatore, perché purtroppo ancora molti dei consumatori oggi guardano al prezzo sullo scaffale e non riescono a pensare a quelle che possono essere le differenze al di là del valore che è scritto sullo scaffale. Quindi, che ne so, una pasta che sta a scaffale a 60 centesimi per un pacchetto da mezzo chilo, che cosa c'è esattamente in quella pasta? Da dove proviene quel frumento? Come è stato coltivato? Quindi c'è anche bisogno, per esempio, di aumentare la consapevolezza nel saper leggere che cosa c'è scritto nelle etichette dei prodotti che vediamo a scaffale. Quindi poter fare una differenza, per esempio, un grano prodotto in biologico verso un grano qualsiasi magari di provenienza fuori dall'Europa. Quindi quali sono le differenze fra questi prodotti? Cioè non tutto è uguale. Proprio per il fatto che un sistema agricolo basato sulla biodiversità è un sistema agricolo che offre un paniere alimentare molto più vasto di quello che offre un tipo di agricoltura basata sull'uniformità, dove, come diceva prima Stefania, si coltivano poche specie, poche varietà della stessa specie, anche se spesso ci sono una moltitudine di nomi che nascondono però il fatto che queste varietà sono fra loro strettamente imparentate e quindi in realtà dal punto di vista genetico non sono molto, molto diverse. Mentre un'agricoltura basata sulla diversità, proprio per il fatto che la diversità riduce la necessità, riduce fino ad annullarla la necessità di utilizzare la chimica, offre anche contemporaneamente un paniere alimentare molto più diversificato. In alcune situazioni virtuose questi sistemi esistono nelle primissime periferie anche di grandi città, e a quel punto ovviamente la responsabilità dei consumatori è quella di privilegiare nei loro acquisti questo tipo di agricoltura. Infatti noi sosteniamo spesso che questo atto di fare la spesa non è un atto neutrale, ma un atto che ha conseguenze sulla biodiversità, sulla salute anche del pianeta e sull'uso dell'acqua. Il dibattito sui cambiamenti climatici e i suoi effetti agricoli è un tema complesso che, fino a oggi, non ha potuto trovare una risposta definitiva. In questo, l'importanza della biodiversità come strumento di difesa e patrimonio rimane la strada principale, come dimostra la strategia dell'Unione Europea di arrivare entro il 2030 al 25% di coltivazioni biologiche, contestualmente a una riduzione del 50% delle sostanze chimiche utilizzate sui campi. Accanto a queste soluzioni, la ricerca in campo agronomico ha sviluppato fra gli anni 80 e 90 un altro approccio, basato sulle scoperte di Mendel, che riguarda il miglioramento e la selezione delle piante attraverso la genetica, per rispondere alle richieste del mercato, ma anche come soluzione per i cambiamenti climatici. Per comprendere meglio di cosa si tratta, siamo andati da Luigi Cattivelli, direttore del Centro di Ricerca di Genomica e Bioinformatica del CREA, l'ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari di Fiorenzuola. Parlare di selezione genetica, diciamo, per me è facile, è quello che faccio di mestiere. Vorrei partire da un punto di partenza. La prima questione che tutti devono essere consapevoli è che non esiste agricoltura senza genetica. Tutte le piante che coltiviamo nei campi hanno subito un processo di selezione. Nessuna di loro è come natura crea. Tutte le piante che coltiviamo hanno delle forme selvatiche, ma le forme selvatiche sono profondamente diverse dalle forme coltivate. Questo vale per il frumento selvatico e il frumento coltivato, ma vale per qualunque altra cosa. Il pomodoro selvatico non ha nulla a che vedere con il pomodoro coltivato, la mela selvatica e la mela coltivata. Questo vale in tutti i casi. Quindi l'uomo ha sempre selezionato le piante. Le ha sempre selezionate fin dall'inizio. Quando noi parliamo di domesticazione delle piante, esattamente come si parla di domesticazione degli animali.
A differenza degli OGM, che introducono tratti di DNA di altre specie all'interno di una pianta, il miglioramento genetico avviene attraverso modifiche al DNA della stessa varietà ed ha come scopo quello di produrre modificazioni genetiche simili, se non indistinguibili, da quelle che si ottengono attraverso i metodi più tradizionali come l'incrocio. Si tratta quindi di ricerche che hanno il fine di rendere le piante più resistenti a eventi climatici estremi e alle malattie, ci spiega Cattivelli. Il primo passaggio è stato quello di cominciare a capire quali sono i geni alla base del carattere. Se uno cerca una resistenza a una malattia, può trovare un gene che è responsabile di questa resistenza. Allora, conoscendo il gene, conoscendo dove si trova, ad esempio una forma selvatica di frumento, uno può trasferire questo gene mediante incroci all'interno delle varietà moderne coltivate, e questo si fa con la tecnologia legata all'uso di quelli dei cosiddetti marcatori molecolari, che sono semplicemente sistemi che servono per tracciare come il DNA si muove da una generazione all'altra, come un gene passa da una generazione ai padri. E questo aiuta moltissimo nella selezione, consente anche qui di fare una selezione mirata. Siamo a priori che vogliamo questo, riusciamo a farlo. Poi ci sono una serie di altre tecnologie che sono arrivate recentemente, quelle che vanno sotto il nome di tecniche di evoluzione assistita, che sono una nuova categoria di tecnologie, sempre basate sulla conoscenza del DNA, che consentono principalmente di indurre mutazioni in modo specifico. La mutazione è la base dell'evoluzione. La diversità tra gli individui, anche la diversità tra noi esseri umani, è legata al fatto che qualcuno di noi porta mutazioni che lo rendono diverso dagli altri. Questo anche vale per tutte le specie viventi. Le mutazioni avvengono anche oggi di frequenza. Ovviamente hanno, in natura le mutazioni sono casuali, avvengono nel DNA a caso. La maggior parte delle mutazioni non ha alcun effetto, qualcuna può avere un effetto negativo. Un esempio molto semplice, molte malattie genetiche umane sono mutazioni con effetto negativo. Oppure possono avere un effetto anche positivo. Gli effetti positivi, ad esempio la mutazione che ha reso il frumento incapace di disperdere i semi, è una mutazione naturale che noi umani riteniamo abbia un effetto positivo e quindi abbiamo utilizzato per tutta la nostra coltivazione. Le mutazioni che ho usato Strampelli per fare le piante più basse, mutazioni naturali che una persona intelligente come Strampelli ha capito potevano avere un impatto nell'agricoltura. Oggi queste mutazioni si possono anche realizzare in modo predeterminato dall'operatore. Questo sulla base delle conoscenze che abbiamo, sappiamo quali sono i geni che fanno che cosa e sappiamo dove sono questi geni. Sono delle tecnologie biologiche che consentono di indurre la mutazione. Questa è una nuova tecnologia che avrà un grande impatto. Questa tecnologia è al momento autorizzata in molti paesi del mondo. Per quanto riguarda l'Europa è attualmente in discussione sul Parlamento europeo la nuova regolamentazione per queste tecnologie. Una delle critiche principali che vengono fatte alla selezione genetica riguarda la riduzione della biodiversità in campo in virtù di una omogeneità delle specie. In questo caso, il miscuglio di cui parlavano Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, ad esempio, non sarebbe più necessario, avendo piante già in grado di rispondere alle problematiche di siccità, di patogeni e cambiamenti pedoclimatici che, però, bisognerebbe essere in grado di prevedere. È vero che abbiamo una biodiversità naturale, la biodiversità delle forme coltivate, però bisogna anche avere un'indicazione di quanto è grande la biodiversità delle forme coltivate. Questa è molto ampia. Considerate che per le maggiori specie, come i solfumenti, gli orzi, nel mondo esistono, catalogate nelle diverse banche di germoplasma, qualcosa come 500.000 di forme diverse. Abbiamo 500.000 circa di forme diverse di orzo, di frumento, molto più di riso e così via. Questa è una ricchezza. Chi si occupa di genetica e di miglioramento genetico, come faccio io, ha la massima attenzione verso la conservazione, l'analisi, lo studio di queste forme di biodiversità. Ci sono tanti esempi nella storia della genetica di piante selvatiche oppure antiche che sono servite da fonte per importanti geni, per esempio controllare nuove malattie, perché abbiamo un problema che nelle piante, così come nel caso di noi umani, compaiono nuove malattie, nuove varianti delle malattie. Queste si controllano nel mondo delle piante attraverso la ricerca di nuovi geni di resistenza. La ricerca di nuovi geni di resistenza è spesso fatta all'interno di questa grande biodiversità disponibile. E un ultimo concetto, se vogliamo essere molto
chiari e se vogliamo anche pragmatici. La biodiversità non è solo storia. Noi siamo abituati a pensare che la biodiversità sia tutte le forme viventi accumulate dal passato fino ad oggi. In realtà la biodiversità, almeno nelle piante coltivate, è anche un futuro. Quando noi facciamo un incrocio, produciamo nuova biodiversità. Quindi molte delle biodiversità che abbiamo oggi per i frumenti nelle camere di germoplasma sono piante che vivono dagli anni 50, 60, 70, fatte nuove in quel periodo. Questo significa che non solo dobbiamo conservare il passato, ma possiamo anche incrementare la biodiversità, almeno quella che collezioneremo nelle banche di germoplasma. E su questa attività di creazione di nuova biodiversità c'è tanto lavoro in corso ed è veramente un aspetto fondamentale. Biodiversità non è solo passato, biodiversità è un passato e nel caso delle piante coltivate è anche un futuro. Anche se è impossibile conoscere quello che sarà il futuro delle piante, possiamo pensare a quale sarà il nostro. L'ultima puntata di questo podcast vogliamo dedicarla alle comunità, al nostro ruolo al loro interno e alle possibili risposte che possiamo trovare. Avete ascoltato Germogli, il podcast sulla cucina rurale e l'agricoltura biologica prodotto da Made in Nature, il progetto europeo per la promozione e la diffusione dei valori del biologico in Italia, Francia, Germania e Danimarca.